Ma che bello giocare con questi quadrati che beccano gol da tutti i lati. Il Parma 3 punti si piglia e loro tutti a casa Reggio Emilia. La 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 na 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 na. No, no, purtroppo non è andata così. Questa è la canzoncina che avevo preparato. L'ho sfruttata lo stesso, ma non è andata così. Dopo, amici crociati, vi spiegherò anche il perché non è andata così. Ma adesso partiamo con il resoconto veloce, diciamo, di cosa è successo in questa partita Parma-Reggiana, finita purtroppo 0-0. Partiamo con la cronaca dell'incontro e poi andiamo al succo vero. E cioè il mio commento. Allora, al quinto minuto ci sono già dei lanci dei fumogeni da parte dei tifosi della Reggiana che hanno continuato praticamente ogni 5-10 minuti in tutto il primo tempo, una volta anche nel secondo. È stata un'interruzione continua di gioco che sicuramente non ha fatto bene la partita. Settimo minuto abbiamo Hernani al tiro dopo un bello scambio con Bonny. Al 17° angolo di Mihajla, colpo di testa di Circati a botta sicura. Il portiere Pettinari, no, scusate, il portiere Bardi sarebbe battuto, ma Pettinari va a salvare di coscia sulla linea. Quindi Parma al 17° con una grande occasione per passare in vantaggio. Al 21esimo Bernabé, fascia destra, si accentra e lascia partire un tiro che però è fiacco e niente da fare. Al 42esimo abbiamo Mihajla che parte da centrocampo, fa tutto lui, tira dritto, arriva al limite dell'area e anziché servire i compagni, ovviamente fa un tiro e fa meta, cioè la butta fuori dallo stadio. Vedete un po' voi. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il 52esimo, Benedicta mette in mezzo all'area, ma Hernani tira di prima, ma non c'entra la porta, tira alto anche lui. 55esimo contropiede della Reggiana, ma un buon Osorio va a ribattire il tiro che poteva essere destinato a rete, con la testa in area riesce a deviarlo. Al 61esimo, appena prima è entrato Partipilo, e Partipilo è subito attivo, entra in area, tira a giro sul secondo palo, ma c'è una grande parata, grande risposta di Bardi. 63esimo, vabbè, esce bene che percola, esce Bonny e entra Begic. Parma che spinge, comincia a spingere perché la partita si avvia verso la conclusione. 78esimo fuori Bernabé dentro Somme. Abbiamo alla fine praticamente non succede niente a parte un'uscita alla cazzo che va bene, non si fa mancare mai, diciamo il nostro amico Cicci Zola che però ci va bene e quindi niente, in 2 tempi riesce a recuperare. E amici, siamo già al commento. Allora, il commento stavolta è abbastanza semplice. Lo avete visto anche nella miniatura. Questo è il commento. Lo vedete bene? Fabio Pecchia, caro il mio Pecchia, lo sai di chi è la colpa? Lo sai di chi è la colpa? La colpa è tua in questa partita. Perché io quando ho visto le formazioni in campo, no? Ho capito subito che vincere sarebbe stato difficile e potevamo solo che pareggiare. Infatti è quello che è successo. Ma sai perché? È facile. Me lo tengo qua a Pecchia. Ecco, è un Pecchia piccolo stavolta. Un Pecchia piccolo perché? Perché è facile. Allora, prima di tutto, tu, caro mio Pecchia, non mi devi fare giocare Mihajla del primo minuto, e questo è il primo errore. Hernani del primo minuto, questo già potrebbe essere un secondo errore. E soprattutto mi metti in panca Koulibaly. Un Koulibaly da 7, 7 e mezzo, 8 tutte le partite che ha giocato fino adesso
e tu lo premi facendolo stare in panchina. Allora, non che Ansaldi abbia fatto male, per l'amor di Dio, anzi ha spinto. Abbiamo il solito Esteves che ha dato l'anima, però si è sentita da Dio la mancanza di Koulibaly, perché Koulibaly non solo recuperava 62.000 palloni, ma si proponeva sempre, ma con più forza, di Ansaldi, ma anche dello stesso Del Prato, comunque. Quindi Koulibaly addirittura entrava in area a volte. Cioè, nel senso, più di una volta nelle scorse partite ha fatto la sgroppata, ha saltato il suo avversario diretto, è entrato in area di rigore, ha messo palla dietro, palla in mezzo, raso terra. Alla fine, questa scelta, guarda, pum, ecco, ti butto via. Perché questa partita tu la potevi vincere tranquillamente, la potevamo vincere tranquillamente, ragazzi. La Reggiana è stata niente. La Reggiana è stata nella sua metà campo, due trazioncine a far ridere. Addirittura è diventato un fenomeno Osorio. Cioè, Osorio in questa partita gli devo dare 7, perché in questa partita Osorio sembrava un difensore. Cioè, vi lascio solo pensare questo. Cioè, se Osorio è risultato essere un difensore anche buono in questa partita, è una delle poche volte, credo, nelle ultime 10-20 partite che dico una roba del genere, significa che Reggiana non è un granché là davanti, no? E significa che praticamente l'abbiamo tenuta là schiacciata, specialmente secondo tempo, nella sua area. Alla fine, Parma cercava di vincere la partita, giustamente. Però allora Colak, allora io Colak ti ringrazio per quello che hai fatto la scorsa partita, che in realtà due palle, una l'hai messa dentro, ma un tiro da pochi passi. Sai cosa manca a Colak? A Colak manca riuscire a fare un'azione per conto suo. Cioè, non è che poi sa solamente un palo che va a intercettare un pallone buono e buttarlo in rete. Deve cercare di, oltre a fare la sponda per i compagni, tutto il centravanti boa, tutto quello che vogliamo. Io vorrei vedere uno anche che mi fa vedere che anche da solo è in grado di crearsi un'azione o due a partita. Non mica detto crearne 10 per conto suo, ma almeno un'azione o due, non dico di essere egoisti. Ecco. Passiamo invece al resto. Bonis si è dannato l'anima, però ha sentito la mancanza di Somme, che, cioè, nel senso, l'hai fatto entrare, cioè praticamente quando è entrato al 70esimo, una roba del genere. Cioè, non esiste, non esiste Somme, un Somme così, un Somme che ti ha fatto vedere quello che ti ha fatto vedere le scorse partite, non lo fai entrare a partita finita, a 20 minuti dalla fine, che non serve un cazzo. Mihajla è stata una presa per il culo, perché Mihajla al primo minuto noi abbiamo giocato in 10 e noi in 10 abbiamo anche rischiato di vincere contro la Reggiana, perché era la nostra portata addirittura in 10. Sta di fatto che ha giocato Mihajla, noi abbiamo giocato in 10. Mihajla parte un'azione in cui ha fatto vedere il suo ennesimo egoismo, praticamente non l'abbiamo visto mai se non perdere dei gran palloni, ecco. Koulibaly, io ero lì che praticamente piangevo internamente a non vederlo in campo, perché se un giocatore cosa deve fare più di così per farsi mettere a titolare, non lo so. Nelle prime tre partite Koulibaly correva per due volte Esteves, e nonostante che Esteves anche lui meriti di essere titolare, e dico solo che metterlo in panchina a me piange il cuore. Io non so come cavolo fai. Cioè, capisco che un Ansaldi in forma valga e tutto quello che vuoi, ma Koulibaly, come stava giocando, non può andare in panchina. Poi, se è stanco, fa giocare un altro quando è stanco. Ma io ci credo che è stanco quando vedo una prestazione di merda. Siccome fino adesso avevo visto un Koulibaly da 7, 7 e mezzo, 8, doveva giocare Koulibaly. Mihajla ci ha fatto giocare in 10. Hernani andava come una lumaca questa partita. Ma quando hai visto che Hernani non rendeva come al solito, come cazzo si fa a non vedere Hernani che ha perso 60 palloni e che andava ai due all'ora? Come si fa? Lo prendi e lo ciocchi in panchina, ma subito dopo 20-30 minuti, che hai visto che fa schifo, prendi Somme e lo rimetti subito in campo, gli dai il tempo di essere incisivo. Oh, ragazzi, anche la scelta di Mihajla è entrato praticamente al 70esimo, quello che è al 65, non mi ricordo, però una roba del genere, è entrato partipilo. In 10 minuti ha fatto più azioni partipilo in 10 minuti che Mihajla in un'ora che ha giocato. Quindi, se hai visto che la cazzata l'hai fatta lì, se
si è visto la mancanza di Koulibaly, perché ho negli occhi un Koulibaly che all'80-90 ancora correva da Dio, recuperava palla, si proponeva, come gli altri non possono fare, perché Ansaldi non ce la fa a fare come Koulibaly, non ce la fa. Cioè, è bravo, ma non può farti la corsa che ti fa un Koulibaly. E poi, ripeto, un Koulibaly che è miglioratissimo, miglioratissimo, e ha fatto vedere un impegno incredibile. Quindi, caro il mio Pecchia, la partita l'hai pareggiata tu, perché questa partita la portavamo a casa tranquillamente 2-0, ma anche 1-0 vincevi. Invece così ci dobbiamo accontentare del punticino. Sinceramente, punticino che a me mi fa veramente schifo, perché c'è poi 0-0 scialbissimo, cioè una cosa indecente, perché non si è visto niente. Cioè, ragazzi, non... cioè si è visto un Parma schiacciare la Reggiana lì, sì, però... Fraseggi e azioni belle non si sono viste perché purtroppo mancavano gli interpreti. Se gli interpreti giusti sono quelli, quelli devono giocare, fine. Quando poi vedi che la squadra che ha fatto bene le prime 3 partite magari comincia a steccare, magari ne cambi uno, vedi un po' un attimo. Però se quella lì ti dà garanzie, ma perché cazzo devi mettere su? Cioè, ragazzi, purtroppo i titolari sono i titolari. Non mi venite a dire che deve giocare Miaila perché se no piange, si perde o chissà che. Allora facciamo giocare anche Inglese e siamo a posto, perché è uguale. Cioè, lo facciamo giocare anche Kobo e facciamo giocare tutti. Cioè, nel senso, se sono in rosa e dobbiamo per forza farli giocare, allora fai giocare anche Inglese. Perché tra Inglese e Miaila, a momenti preferisco Inglese. Ripeto, Ciolla che adesso è utile solo per farti una zampata, però di azioni sue non ne fa. Miaila è inutile, ti fa giocare in 10. Som sarebbe imprescindibile, l'hai visto che azioni che ti ha tirato fuori le scorse partite, cioè a parte essere che sì, cioè, faceva degli strappi che non si sa dove tirava fuori, che la velocità lì, che ogni tanto ve l'ho detto, lui c'ha questa cosa qua, no? Lui volendo corre da Dio, ma lo fa vedere una volta ogni tanto. Nelle ultime partite invece ci ha fatto vedere questa caratteristica più di una volta, risultando determinante, ma fallo giocare, porco zio. E Koulibaly, finché non è fiacco, lo devi far giocare se gioca così. Ragazzi, comunque finisco perché è inutile. Questa partita è finita così a causa di Pecchia, inutile. Perché Miaila non può giocare a titolare al primo minuto. Cioè, perché? Cioè, ha fatto qualcosa di così incredibile da diventare titolare dal primo minuto, questo ragazzo qua. Lo fai giocare al secondo tempo, mezz'ora, 20 minuti. Cazzo, dai, mi fai entrare Somm a fine partita, ma cos'è parti Pilo a fine partita? Ma cos'è sta roba qua? Vabbè, un plauso a Osorio, che comunque sta partita è risultato essere un giocatore di calcio e un difensore che sembrava valido. Bravo Circati, invece, che sta crescendo. Niente, Steves, niente, bravissimo. Purtroppo non abbiamo preso nessuno nel calciomercato, quindi purtroppo se si fa male un centrocampista... siamo un po' nella merda, anche se devo dire che ci adatteremo con gli altri, perché anche Camara meriterebbe di giocare anche lui. Cioè, ragazzi, ma Hernani lo metti giù, lo fai giocare 20 minuti, piuttosto fai giocare chiunque, fai giocare Camara, che valgono molto di più quei ragazzi lì, perché corrono di più, hanno una grande tecnica e lo sappiamo cosa possono dare. Quindi, Pecchia, hai fatto la stronzata, credo che sia davanti a tutti. Cioè, noi adesso, ok, con 3 vittorie e un altro pareggio, cioè 10 punti, ci facciamo passare bene un po' tutto. Siamo abituati talmente male che vedere il Parma così ci dice, vabbè, hai fatto un buon inizio campionato, però questa partita, ragazzi, potevi andare a 12 e invece sei rimasto 10. Quello lì, Vabbè, dai, cerca la prossima volta. Sì, io spero che tu abbia capito che Koulibaly deve giocare, che tu abbia capito che Miaia deve stare in panca e non può giocare dal primo minuto, cioè lo fai giocare dopo, lo fai inserire dopo, giusto per dargli il contentino, ok? E niente, Somm dovrebbe giocare anche lui, basta. Poi dopo, l'alternanza, Somm, Bernabé, ci deve essere, però Hernani è un panchinaro, non può giocare titolare dal primo minuto, non ce la fa, non ha il ritmo, cioè può giocare a mezzo tempo bene, però Hernani non deve essere un titolare, Koulibaly al momento deve giocare per forza. Somm, non ne parliamo, deve giocare perché l'impegno lo sta facendo vedere tutte le volte che gioca con degli strappi fantastici. Basta, fine lì, speriamo che l'esperienza insegna, speriamo adesso andiamo a Cosenza, andare a Cosenza
con chi sappiamo noi, chi ti fa gli strappi e chi ti corre 99 minuti e non quegli egoisti che ho visto, eh? Quindi, picchia, dove cazzo sei finito? Ascolta bene, ascolta bene, ascolta bene l'orecchio, ascolta bene. Coulibaly, Coulibaly, ci sei? Titolare, inamovibile, ok? Som, parte sempre lui, poi si vede, eh? Hernani fa la panchina e poi forse Hernani lo fa entrare dopo, a partita già vinta, ok? Vabbè, va via, va che, guarda, mi fai incazzare perché. Erano 3 punti sicuri, fra l'altro il derby, che cazzo fai? Fallo con un'altra partita, lo fai col derby che ste cazzate. Dai, vabbè. Sarà per la prossima, mi raccomando, Cosenza. Ciao. Vabbè, fate gli scherzi, io vi saluto, è stato andato molto lungo questo video. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto se volete dire la vostra, se magari la pensate diversamente, assolutamente. Ognuno pensa come ce ne voglia. Un saluto dal mago, alla prossima. Ciao!